Bentrovati, lettore della Pressa, intanto ci scusiamo per aver mancato l'appuntamento di ieri, come ogni martedì, insomma, lo riprendiamo questa mattina con alcuni temi emersi proprio ieri e in settimana. Oggi vorremmo unire due, guardando la politica modenese, ma naturalmente anche con un occhio a quella nazionale, vorremmo unire due temi e due accadimenti politici in vista del voto che hanno alcune affinità. E anche, diciamo così, rappresentano alcune, a nostro avviso, derive della politica. Da una parte l'alleanza a Modena tra i 5 Stelle e il PD. Il Movimento 5 Stelle ha deciso ufficialmente di sostenere il candidato sindaco della coalizione Traino PD, Massimo Mezzetti, ne saranno parte della coalizione, hanno sottoscritto il programma. Quindi dopo anni di opposizione, 5 Stelle diventano parte integrante del sistema di potere locale, perché quella coalizione con ogni probabilità sarà quella, almeno stando ai sondaggi, stando alle previsioni, sarà quella che vincerà le elezioni. Questo succede a Modena, mentre a Carpi succede che Simone Morelli, l'ex vice sindaco, colui che era stato il protagonista della vicenda Carpi Gate, delle intercettazioni, dello scontro durissimo con l'allora sindaco di Carpi, Alberto Bellelli, attuale, a dire la verità, sindaco di Carpi, perché poi è stato rinnovato, ha trovato un accordo con il candidato sindaco del PD, Riccardo Righi, che di Bellelli è in qualche modo il successore, colui che alle primarie è stato appunto benedetto da Bellelli stesso, è stato suo candidato. Ebbene, Morelli rientra nella politica carpigiana proprio dalla porta principale, trovando un'alleanza col PD di Righi. Ora, entrambe le situazioni hanno aspetti così di quantomeno di smemoratezza della politica, per non parlare appunto agli occhi di molti, anche di giravolte incomprensibili. Se uno, chi volesse, lo può trovare sul nostro giornale o con brevi ricerche anche su internet, andasse a vedere le intercettazioni, i fatti che hanno visto protagonista Morelli, le dichiarazioni che hanno visto protagonista Morelli, trovo incomprensibile che oggi riesca a trovare un accordo con quel PD, con quella parte del PD con cui si arrivò a quello scontro. Non è un piano giudiziario, perché dal punto di vista giudiziario Morelli è stato assolto, c'è stato un processo, processi diversi, insomma, e da tutte le accuse è stato assolto, quindi dal punto di vista giudiziario non è in discussione il fatto che sia stato assolto, resta il piano politico. Restano quelle frasi dette che, evidentemente, a tutto sono state dette contro, tra l'altro contro i carabinieri, erano intercettazioni, contro il sindaco stesso, frasi che avevano portato tra l'altro all'allontanamento di Morelli stesso dalla giunta. Era uno scontro profondo, no? È una frattura profonda all'interno del PD di Carpigiano. Oggi tutto questo viene dimenticato. Il successore di Bellelli sigla un patto appunto con Morelli, che oggi è rappresentante del partito Azione di Calenda, e per in qualche modo evitare il ballottaggio, perché probabilmente si teme che il centrodestra possa portare il ballottaggio il centro-sinistra, anche perché i 5 Stelle non si presentano a Carpi, hanno deciso di, a fronte del fatto che la storica rappresentante Medici farà una lista a parte, hanno deciso di non presentare una propria lista. Dicevo, il PD ha paura probabilmente di arrivare al ballottaggio, per questo fa questo accordo con Morelli, cancellando, ripeto, una storia, una vicenda non solo giudiziaria, perché giudiziaria è andata a finire con la soluzione di Morelli stesso, ma una vicenda politica che ha segnato mesi, se non anni, per mesi se non anni, la politica carpigiana, e sulla quale tra l'altro si è innestata la rielezione di Bellelli stesso. Questo succede e questo bisogna darne conto. Insomma, uno poi probabilmente agli elettori il compito di chiedersi se vi sia coerenza, vi sia anche un'applicazione di una politica alta in questo tipo di operazioni. Questo succede a Carpi, a Modena parallelamente succede che il gruppo 5 Stelle, che ha sempre rappresentato un'opposizione dura, o comunque insomma nelle dichiarazioni un'opposizione netta al PD, peraltro i 5 Stelle, ricordiamo, sono l'unico partito che hanno portato al ballottaggio il PD nella storia modenese. È successo nel 2014 con Marco Bortolotti, e solo i 5 Stelle sono riusciti a portare al ballottaggio il PD. Quindi l'avversario storico del PD cosa fa? Dopo, tra l'altro, anche recentemente voti
contraria in consiglio comunale, dopo critiche dure, no, al sistema di potere PD, si allea col PD. Non è tanto il piano nazionale, dove abbiamo visto che Conte e la Schlein trovano sintesi spesso, no? Tra l'altro ultimamente anche meno, dopo i fatti, quello che è accaduto a Bari, quindi tra l'altro c'è anche una frattura nazionale, ma anche se ci fosse una sintesi nazionale, uno spostamento a sinistra del partito di Conte. Il caso modenese è del tutto anomalo, perché nell'enclave modenese, nell'enclave dove da 80 anni governa lo stesso sistema di potere del centro-sinistra, non è più una questione di centro-sinistra o centro-destra, ma è una questione di stare col potere o opporsi a quel potere. I 5 Stelle avevano il DNA, no? L'opposizione a un modello, anche all'incrostazione del potere. Ecco, allora, nell'anomalia modenese è incredibile politicamente vedere i 5 Stelle allearsi con questo potere, esserne parte, a trovare un posto in giunta con ogni probabilità, si parla del rappresentante provinciale Bonora, probabilmente sarà lui l'assessore, ma al di là del nome che entra in giunta è incredibile trovare quella forza che ha sempre rappresentato una forza di opposizione al sistema, entrare strutturalmente nel sistema di potere, essere sistemica al PD, rappresentare in qualche modo, visto che numericamente è inferiore al PD, una stampella. Tra l'altro insieme ad Azione, insieme a Calenda, che tra l'altro i due avevano detto che mai sarebbero alleati, anche a livello nazionale. Ma ripeto, l'anomalia è tutta modenese, perché in un sistema di potere che si ripete da 8 decenni, anche i 5 Stelle decidono, no, di abbracciarlo e di farne parte. E anche questo, come caso di Carpi che citavamo, fa pensare quanto ci sia di coerenza di politica e di valori politici in tutto questo, e anche quanto sia poi possibile richiamare al voto i propri elettori e richiamare e fare anche degli appelli, no, alla coerenza, quando il quadro complessivo nel giro di pochi anni cambia in maniera così stravolgente. Bene, volevamo raccontare questi due aspetti, che sono tra l'altro un'analisi che riguarda due fatti politici, i principali fatti politici rilevanti di questa settimana politica modenese, e noi ci fermiamo qui. Naturalmente continueremo a seguire le notizie politiche e anche purtroppo le notizie di cronaca, a partire dalla tragedia immane accaduta nel bolognese a Suviana. E racconteremo anche questi fatti, appunto, al di là di quello che accade all'interno della provincia di Modena, quindi anche uno sguardo ai fatti nazionali e naturalmente anche a questa tragedia che ha sconvolto non solo l'Emilia Romagna ma l'Italia. Ci fermiamo qui, noi ci ritroviamo questa volta sì martedì prossimo, ci scusiamo ancora per il ritardo di questo breve incontro in diretta e ci ritroviamo appunto tra una settimana. Buona giornata a tutti, e per chi vuole, appunto, è possibile mantenersi, trovare le notizie principali sul nostro giornale, tenersi aggiornati sul nostro giornale www.lapressa.it. Buona giornata a tutti.